Grazie. Grazie mille. Io oggi chiedo scusa perché, rispettando pure le istituzioni, credo che oggi sia necessario spiegare ai cittadini che cosa accade e spiegarlo con parole semplici, perché abbiamo notato come in questi ultimi 20 anni di politica italiana le parole nascoste dietro al tecnicismo abbiano confuso e inebriato cittadini che di fatto non capiscono che cosa accade. E questo è un altro esempio, perché nella nostra relazione facciamo la cronostoria di quello che è accaduto ed è importante che chi da casa, per fortuna, ci ascolta, ascolta questo Parlamento con attenzione, perché grazie al cielo i cittadini hanno ricominciato a interessarsi di questo genere di manifestazione della politica. È necessario ripartire dall'inizio e ricordare che qualche giorno dopo l'insediamento del nuovo governo Renzi, il 7 di marzo, la Commissione europea, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa, discutono di un documento molto importante che ancora ad oggi non è arrivato a questo Parlamento e che ancora ad oggi nessun membro del governo si è degnato di spiegarci. Perché partire da questo documento? Perché parla dei paesi in squilibrio di bilancio, quelli che hanno dei problemi maggiori rispetto a altri paesi e che proprio per questa problematica rischiano più degli altri. Perché qui si parla tanto di essere europeisti, c'è cioè la corsa a chi è più europeista di un altro e ovviamente viene messa la gogna a chi definisce questa Europa un'Europa che non ci rappresenta, che non rappresenta una comunità. Quindi che succede? Questo documento dice due cose importanti. Dice che a maggio, nel mese di maggio del 2014, si farà un altro controllo sui conti pubblici italiani, perché se questi conti pubblici non torneranno a essere quelli che la Troica vuole, nel mese di giugno ci saranno delle imposizioni calate direttamente dall'Europa sul nostro Paese. E non saranno consigli per gli acquisti, saranno imposizioni. Ora, noi ci chiediamo come è stato possibile che un Parlamento non sia venuto a conoscenza di questo documento, certo, trovabile online nel sito del Parlamento europeo, ma perché questo Paese non ha parlato di questo documento? E poi c'è un altro documento che questo Paese si sta scordando, questa classe politica si sta scordando, quello che dimostra che non è vero che la recessione è finita, che siamo davanti a un andamento così chiamato a W, che non è vero che è finita la recessione e il nostro Paese ricomincerà a camminare da solo con le proprie gambe. È un'illusione. E allora, come al solito, questa classe politica illude chi sta fuori e purtroppo, a causa delle parole tecniche un po' incipriate, non capisce che cosa accade. Ora, noi lo abbiamo spiegato bene nella nostra relazione, non è per nulla così. E poi abbiamo avuto questo colpo di scena della richiesta di sforamento rispetto ai parametri di pareggio di bilancio. È curioso. È curioso perché meno di un mese fa a questo Parlamento, è stato chiesto con una mozione la stessa cosa, ed era una mozione del Movimento 5 Stelle. Chiedeva di applicare la stessa legge per discostarsi da quei parametri impossibili, perché aspettando di andare in Europa, il Movimento 5 Stelle, e abolire il fiscal compact, tentare di abolire il fiscal compact, ci prova a utilizzare le leggi che questo Parlamento ha fatto, è il famoso articolo 7, quello che permette a un paese in recessione, in crisi economica, in crisi ambientale, di alzare la testa e dire per un po', per qualche anno, ci discostiamo da questi parametri. Impossibili. Ma c'è una cosa che nessuno ha letto e che nessuno vuole leggere. Che non basta andare in Europa e chiedere uno sforamento che magari questo governo ha ottenuto per Dio solo sa quale ragione e qualche altro governo precedente non ha ottenuto in anni precedenti. Bisogna fare un piano di rientro, il cosiddetto piano di rientro. Allora diventa inammissibile considerare il documento di economia e finanze un piano di rientro
atto a risollevare le sorti di questo paese, perché non è programmatico, non ha dentro un piano industriale, non ha dentro un piano energetico, ha quattro riforme che sono state costruite ma mai portate avanti da un dibattito politico. Seguiranno dei decreti. E quando li vedremo questi decreti? Allora cosa bisogna fare? Un'altra delega in bianco? Dopo averci impiccato col fiscal compact e tutta la marea di altri meccanismi, dobbiamo dare un'altra delega in bianco per convincerci che questo genere di governo riuscirà, con uno scostamento di un anno, a risollevare le sorti? E poi la cosa buffa è leggere la lettera, perché sinceramente noi non abbiamo spinto per avere in mano la lettera, ma ringrazio chi l'ha fatto perché leggerla è stato veramente interessante. Intanto la data, 16 aprile. Il giorno dopo l'audizione del ministro. E poi il contenuto. Noi ci discostiamo per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Ora, non è per mettere il dito nella piaga, ma sempre in questo Parlamento c'è qualcuno che le cose che questo governo continua a chiedere con questo scostamento le ha già chieste più volte. E a vo e voi, questo Parlamento, questa maggioranza e questo governo ha votato no. E allora quando c'era il decreto 35 sui debiti della PA, il Movimento 5 Stelle aveva proposto di pagarli tutti, mettendoci le coperture. Oppure sulla legge di stabilità parlava di IRAP, di abbattimento dell'IRAP, e questo Parlamento e questo governo hanno votato contro. Ora, inventatevi tutte le ragioni degli scostamenti, ma non vi dimenticate, cosa che invece sembra che questo governo abbia fatto, che l'articolo 11 della stessa legge che voi vi siete ricordati di aver scritto parla di allentamento dei patti di stabilità interni, regioni e enti locali. Ora, nel DEF si fa un lieve riferimento a un probabile successivo allentamento del patto di stabilità interno degli enti locali, ma non basta. Perché noi come Parlamento tentiamo di allentare il cappio al collo, ma lo lasciamo ben tirato agli enti locali e alle regioni, che non riusciranno a far fronte alle cose che voi gli chiedete, che sono già pienamente impiccati. Allora io credo, noi crediamo che questo articolo 11 non sia pienamente rispettato con il DEF, con le cose che voi promettete di fare sugli enti locali. E di certo non date il necessario aiuto, anche per quel principio di sussidiarietà che qua ognuno usa a piacimento, per cui gli enti non avranno nessun aiuto. Voi rallentate il patto di bilancio, ma non allentate la sofferenza dei comuni e degli enti locali. E questo è inammissibile. È una bugia che si raggiungerà pienamente l'obiettivo che la vostra Europa vuole nel 2016. E lo vedremo, perché saremo qui e lo vedremo tutti. Mi spiace che il ministro sia andato via perché volevo guardarlo negli occhi mentre dicevo queste frasi, perché magari tra 2 anni ci rivedremo e ci guarderemo negli occhi e allora guardo quelli di Baretta, va bene. Se lo ricordi questo momento, perché io sono certa che nel 2016 non sarà cambiato nulla e che questo DEF, che questo scostamento sarà solo servito per fare quelle quattro cose che per motivi di mera campagna elettorale qualcuno continua a chiedere e cercare di fare. Io concludo dando solo la definizione di una parola, che è incaprettare. Nel gergo della mafia significa legare mani e piedi dietro la schiena con una corda che passa anche intorno al collo, così da provocare una morte per autostrangolamento. Grazie.